Sognano questa chiesa da anni, ma i tempi della burocrazia legati all'intervento degli organi della giustizia amministrativa che avevano bloccato il piano urbanistico avevano in qualche modo raffreddato i loro sogni. Ora finalmente la risoluzione del problema con la posa della prima pietra. Siamo a Bastia Umbra, dove una folla di fedeli ha assistito domenica scorsa all'avvio dei lavori per la costruzione della chiesa della parrocchia di San Marco. Un edificio di culto che sarà anche punto di aggregazione della comunità, il cui progetto è stato affidato all'architetto Antonio Coletti. Un ampio sagrato per accogliere i fedeli, un portico che apre su una chiesa in cui l'interno è pensato a forma di anfiteatro. Un progetto ambizioso, intriso anche di rimandi biblici, ispirati al cammino del popolo di Israele verso la terra promessa. Alla posa della prima pietra, il sindaco di Bastia Umbra, Stefano Ansideri, che ha ricordato anche gli altri interventi attesi nell'area, come la nuova scuola primaria 25 aprile. La benedizione per mano del vescovo Domenico Sorrentino. Bastia è una realtà grande e complessa. Questa prima pietra costituisce un segno importante per il suo cammino, naturalmente è un segno innanzitutto per i credenti, qui essi si raccoglieranno, qui pregheranno, qui battezzeranno i propri figli, qui si raduneranno per la cena, per la mensa eucaristica, ma è un segno anche per tutta quanta la società, perché i credenti non devono essere chiusi in se stessi, ma devono gettare ponti verso tutti. Il mio auspicio e la mia preghiera è che questa prima pietra sia davvero anche un fondamento di una comunità ecclesiale e civile che siano veramente degne della loro vita, dei loro valori, della loro tradizione.